Grazie, devo ringraziare anche Daniela Preda perché quando ha parlato del congresso del popolo europeo, devo dire, io c'ero in quel, non mi ricordo esattamente, 1957-58, prima ad Darmstadt e poi a Lione, o prima a Lione e poi ad Darmstadt, non mi ricordo più. E prima a Torino, sì, poi dopo Lione e Darmstadt, insomma era un momento dove appunto l'Europa veniva fuori da una fase nella quale i federalisti ritenevano che non si potesse costruire l'unità europea attraverso soltanto l'integrazione economica. Da un certo punto di vista guardavano molto lontano, perché guardavano ai problemi che abbiamo noi adesso, in cui ci si rende conto che attraverso l'integrazione economica non necessariamente si arriva all'unità politica. Anzi, forse non ci si arriva del tutto. Questo è il rischio, il vero rischio oggi è che non ci si arrivi del tutto all'unità politica. Perché possono vincere nella fase che si apre, che si è aperta in realtà 20, 30, 25 anni fa con la caduta del muro, è vero che è stata, come dire, il mondo bipolare non era così rigidamente bipolare, però comunque da allora in poi il mondo è cambiato. Siamo entrati in una fase nuova della storia del mondo, e si è aperta la fase della globalizzazione. E questa fase ha messo in crisi di nuovo il tipo di integrazione europea che si era prospettato, nonché in crisi gli stati nazionali, che pur nella loro crisi tuttavia continuano a sopravvivere, a essere il cardine del nostro ordine politico. Però sono regimi in crisi e regimi in crisi producono, le democrazie in crisi in particolare, producono il fenomeno del populismo, che è un fenomeno antichissimo. Lo conoscevano già i greci che democrazia e demagogia sono due polarità opposte e che i demagoghi subentrano quando entra in crisi la democrazia. Non vado così lontano, basta questo accenno per vedere che c'è una polarità comunque. Demagogia e populismo hanno molte cose in comune, forse non tutte, ma molte cose in comune. Quindi quando parliamo di populismo parliamo anche di demagogia. Poi il concetto è stato utilizzato per illustrare fenomeni anche molto diversi, il populismo russo, il populismo latinoamericano, tutti però fenomeni legati a democrazie che non sono mai nate o che non funzionavano più. L'idea che il populismo nasce quando regimi democratici entrano in crisi è, credo, l'idea che sulla quale dobbiamo riflettere. Vi sono alcune caratteristiche del fenomeno populista che brevemente vorrei richiamare. Primo, nascono in fasi di sfiducia generalizzata nei confronti delle classi dirigenti tout court, cioè di quello che in inglese si dice l'establishment, cioè il concetto di establishment indica che esistono dei gruppi. Qui in Italia si parla dei poteri forti,
establishment e qualche cosa, però che vi è un nucleo di potere che mette insieme, e questo è la destra e sinistra, l'idea populista è che dentro l'establishment ci sta un gioco di potere apparente, in realtà sono tutti d'accordo. Cioè, l'idea populista è che ci sia uno strato apparente dove c'è la lotta politica e ci sia uno strato nascosto dove si fanno gli accordi. E questa idea quindi dell'establishment come di qualche cosa che nei confronti del quale si contrappone il popolo, la gente. In queste situazioni di crisi in cui affiorano queste idee, che sono appunto sintomi di difficoltà dei regimi, di difficoltà degli ordini politici. Badate bene, il populismo è una conseguenza della crisi, non è? Poi dopo aiuta a produrla e a degenerarla, ma è una conseguenza, non è l'origine della crisi. In queste situazioni spesso, ma non necessariamente, emergono nuovi capi carismatici. Dico spesso non necessariamente, perché vi sono movimenti populisti dove non affiorano capi carismatici, e in genere sono movimenti populistici che poi si afflosciano, come dire, che sono ondate che passano, che come dire, che vengono vinte e quindi non si affermano. Però c'è molto spesso presente nei movimenti populistici l'idea che c'è il bene e il male deve essere identificato sì nella classe dirigente, ma anche in una minaccia esterna. Una minaccia esterna che può essere qualche potenza fuori, ma può anche essere una minaccia esterna dentro. L'antisemitismo e l'anti-islamismo sono due fenomeni che hanno delle strette parentele e emergono in genere durante le fasi dove si affermano i movimenti populisti. Hanno delle, come dire, c'è una parentela tra anti-islamismo e antisemitismo, per quanto questo possa apparire assurdo. Dovrei fare una lezione solo su questo punto, lo lascio, lo accantono, perché è affascinante e nello stesso tempo complesso. Nella fase attuale, i populismi ai quali noi assistiamo hanno molto a che fare con le difficoltà che gli stati nazionali e l'Unione Europea insieme, perché nell'ottica dei populisti non si distingue tra stati nazionali e Unione Europea. L'Unione Europea fa parte dell'establishment così come ne fanno parte gli stati, i governi soprattutto. L'Unione Europea è vista come un pezzo dell'establishment. Non viene fatta la distinzione, come dire. E allora, di fronte alla difficoltà che l'establishment ha, da un lato, di porre dei vincoli e di arginare il potere del capitale finanziario. Questa è una considerazione che tutti i movimenti populisti hanno. È un problema reale, non è un problema immaginario, come dire.
ma l'incapacità dell'Unione così come degli Stati di porre argini a questo potere. La difficoltà che gli Stati e l'Unione hanno nel porre un freno all'aumento della disuguaglianza, che è un altro fenomeno intorno al quale i movimenti populisti si alimentano, e soprattutto di affrontare il problema della crisi dei ceti medi. Ricordiamoci che esistono delle non insignificative analogie tra l'Europa della fine degli anni 20 e dell'inizio degli anni 30 e l'Europa attuale. Cioè le crisi dell'Europa di allora avevano alcuni tratti che si riproducono anche nell'Europa di oggi. Da cui, per esempio, la crisi dei ceti medi e soprattutto dei ceti medio-bassi, come dire. L'idea che vi siano quindi dei gruppi sociali che perdono importanza, che perdono potere, che si... La difficoltà che l'establishment ha nel controllare i fenomeni migratori. Questa è l'altra grande sfida di fronte alla quale i movimenti populisti che vengono alimentati che alimentano i movimenti populistici. Senza il problema delle migrazioni, i movimenti populistici avrebbero molto meno ossigeno oggi di quanto non lo abbiano attualmente. Guarda, la Brexit si è giocata anche su questo tema, sul tema delle migrazioni. In Francia la battaglia elettorale si è giocata molto sul... guardate il voto della Provenza di Marsiglia, per esempio, rispetto al voto di Parigi. In Germania, non parliamone, in Germania il rafforzamento molto... significativo, anche se per fortuna contenuto, del movimento dell'Alternative für Deutschland, che è un segnale significativo e anche preoccupante, anche questo senza la difficoltà che le nostre società hanno nel gestire in modo ragionevole i fenomeni migratori. Ecco. Quindi i movimenti populisti, in questo voglio dire, la tesi che voglio sostenere, i movimenti populisti hanno a che fare con le difficoltà che i nostri sistemi politici hanno nel far fronte ad alcune grandi questioni. Se non ci fossero queste grandi questioni, non ci sarebbero i movimenti populistici. I movimenti populistici però attuali compaiono in due forme che sono distinte anche se in parte apparentate. Da un lato c'è i movimenti populistici che nascono dalle pulsioni e tendenze alla frammentazione degli stati nazionali. Lo abbiamo visto adesso in questi giorni nel caso catalano, ma c'è il caso basco, c'è il caso scozzese, c'è il caso gallese, c'è il caso corso, c'è il caso fiammingo, forse c'è un caso anche lombardo-veneto, chi lo sa, insomma, ci sono questi movimenti quindi di natura populista a dimensione subnazionale, diciamo, o meglio,
sono micronazionalismi, perché credo che si possa applicare anche a questi movimenti la caratteristica di, perché fanno sempre riferimento a una nazione, quindi a qualche cosa di originario in qualche modo. E poi ci sono i movimenti sovranisti, che non hanno questa componente, ma sono legati, come dire, alla rivendicazione della sovranità degli stati. Il movimento di Farage, i movimenti dei paesi di Visegrad, al quale ahimè si sta avvicinando anche l'Austria, anche nei Paesi Bassi ci sono segnali, come dire, di questo tipo di movimenti. Bene, io credo che questi movimenti, che sono diversi l'uno dall'altro, però hanno un elemento in comune e sono tutti legati al fatto che nascono dalle angosce, incertezze di fronte ai grandi problemi della globalizzazione e rispondono alle grandi sfide della globalizzazione con un ripiegamento sulla dimensione storica, cioè la dimensione nazionale o la dimensione locale, ma sono due forme di ripiegamento che hanno quindi delle analogie, anche se sembrano molto diversi. E infatti è interessante vedere che c'è la possibilità di passaggio da una forma all'altra. Adesso non voglio aprire un capitolo, ma è molto interessante capire il passaggio dalla Lega di Bossi alla Lega di Salvini, come dire, da una Lega come movimento localistico a una formazione che invece usa termini sovranisti e nazionalisti. Il passaggio abbastanza facile, come dire, tra il nazionalismo localistico e il nazionalismo nazionalistico, come dire. Ecco, queste sono sfide, grandi sfide che nascono dalla crisi degli stati e che sono in grado di mettere in grossa difficoltà gli stati stessi. Hanno messo in difficoltà, per esempio, il Regno Unito. Il movimento nazionalista, in fin dei conti, con tutto il suo provincialismo, ma ha conseguito una vittoria notevole che mette in crisi il sistema Regno Unito. In Francia, come dire, il rischio è stato corso, non dei corsi, ma il rischio che il movimento di Marine Le Pen, di Le Penista, potesse anche, abbiamo pensato che avrebbe potuto anche vincere, poi è stato sconfitto all'ultimo momento, diciamo, da un fenomeno molto strano che anch'esso è il prodotto della crisi dei sistemi politici, perché non pensiamo che il fenomeno Macron sia è un fenomeno che nasce dalla crisi dei sistemi politici. Il sistema politico francese si è dissolto, è successo quasi un miracolo, come dire, che da questa dissoluzione sia venuta fuori una soluzione incoraggiante, diciamo. Guardate bene, il sistema politico tedesco, che è quello che tiene di più ancora dei sistemi degli stati nazionali, però, come dire, i partiti che hanno retto bene o male i governi della Bundesrepublik fino ad oggi e che insieme, o divisi, ma comunque che insieme costituivano
in certi momenti l'80% dell'elettorato tedesco. Adesso insieme, anche se oramai non sono più insieme, ma costituiscono il 52% dell'elettorato tedesco. Quindi il sistema che ha retto, quel strano sistema che ha retto per tanto tempo, mostra alcuni segnali di fragilità e di debolezza. La stabilità tedesca è qualcosa che non è più scontata. E vediamo che le difficoltà di costruire una nuova coalizione ce lo fanno vedere. Ecco, di fronte a questi fenomeni, cioè, c'è un fronte anti-europeo. C'è un fronte anti-europeo che in certe situazioni può anche vincere, anche perché questo fronte anti-europeo è molto trasversale. Il populismo anti-europeo è sia di destra che di sinistra, si salda, anche se magari poi non effettivamente, ma di fatto tende a saldarsi. E di fronte a questo il problema è la risposta a questa sfida. La risposta a questa sfida, per adesso è stata una risposta quasi esclusivamente ribadendo il modello di integrazione che ha finora retto abbastanza bene, cioè il modello, chiamiamolo confederale o intergovernativo, ecco, tra federale e intergovernativo non sono la stessa cosa, però hanno molte somiglianze il modello confederale. Con quel modello abbiamo visto che si riescono ad abolire le barriere doganali. Questo è un... Si riesce anche a costruire una moneta fragile, perché l'euro è una moneta fragile, però bene o male sono oramai 15 anni almeno che ha dimostrato nella sua prima fase di funzionare abbastanza bene, dopo il 2008 di funzionare molto meno bene, ma in qualche modo è probabile che a livello intergovernativo, cioè confederale, riescano anche a fare qualche embrione di esercito. È molto probabile. Io me lo auguro, però ci sono due punti qualificanti secondo i quali il modello intergovernativo e confederale non funziona. Perché gli stati possono rinunciare alla sovranità di battere moneta, possono rinunciare alla sovranità di mettere delle dogane, ma difficilmente rinunciano alla sovranità fiscale. Oggi la sovranità non è più quella degli stati assoluti, che era fondamentalmente legata all'elemento militare. Oggi l'elemento forte della sovranità è la sovranità fiscale. Ora, e su questo gli stati non hanno rinunciato a nulla, cioè quell'1% di tasse che vanno all'Unione Europea sono tasse imposte raccolte dagli stati nazionali, che nella loro generosità, come dire, danno all'Unione Europea una quota di queste di questo. Questo è fin tanto che l'Unione Europea non avrà un budget proprio, per quanto limitato, mi chiedo se ci potrà essere un'unione politica, cioè oggi la politica è intorno alla distribuzione delle risorse, non lo è sempre stato, ma è quello. E l'altro problema di fronte al quale il metodo intergovernativo non è in grado di funzionare, al
almeno in modo soddisfacente, è quello del problema della mutualizzazione dei debiti sovrani. Senza qualche forma di mutualizzazione, sia pure a lunghissimo termine, dei debiti sovrani non c'è Unione Europea. Perché non c'è quel minimo di possibilità di ridistribuzione tra le diverse aree dell'Unione. L'Italia, lo sappiamo, l'Italia, la Grecia, la Spagna e il Portogallo sono i grossi problemi poi c'è il problema dell'Est che è diverso, ma l'Europa ha due grandi linee di faglia, Est-Ovest e Nord-Sud. Quella Nord-Sud è molto legata al problema dei debiti sovrani. Come sappiamo, il nostro paese è da un bel po' di anni che riesce ad avere un avanzo primario, che è già una cosa straordinaria avere un avanzo primario in un regime democratico, perché un regime democratico, come dire, vuol dire che lo Stato preleva di più di quello che dà ai cittadini in termini di servizi, avere un avanzo primario. E per un regime democratico è una cosa molto difficile. E nonostante questo, il debito aumenta non per effetto della spesa pubblica, ma per effetto dell'interesse sul debito pubblico. Quindi, da questo inghippo, non so come si riesce a salvarsi, se non con qualche forma di consolidamento del debito che soltanto appunto nell'ambito di un'Unione Europea che ribadisca molto la sua forza si riuscirà a realizzare. Quindi di fronte a queste difficoltà, io credo che la risposta confederale sia una risposta inefficace, che lascia spazio ai populismi, col rischio che possano vincere i populismi. Pensate alle elezioni del 2018 in Italia, non è escluso che possano. E allora, se vincono i populismi, vuol dire che però l'Europa è sconfitta e sparisce dalla scena del mondo, come dire, nel senso che il mondo del futuro sarà governato dagli Stati Uniti, dalla Cina, dall'India, forse dalla Russia, dal Brasile, ma l'Europa non ci sarà più. Io credo che noi siamo vicini a questa grande svolta di cui i movimenti populisti sono il segnale di questa crisi e di questa svolta. Come le società europee saranno in grado di rispondere a questa sfida, questo, come dire, qui inizia, come dire, l'ottimismo della volontà, ma con la ragione non riusciamo più ad andare avanti.